Vangelo di Matteo. Gesù risorto appare agli apostoli e dice loro così: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, quando è magnifico questo, fino alla fine del mondo. Vangelo di Marco. Gesù disse agli undici, mentre stavano a mensa: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non vorrà credere sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se beranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Quindi, vedete, questa parola annunciata non era una scuola di teologia. Loro non andavano a comprare un locale, facevano primo anno, secondo anno, terzo anno, le introduzioni, gli esami di ammissione, cose di questo genere. Non erano delle idee da apprendere, era una potenza di vita. Tanto che quando era rivolta ai cuori, proclamava conversione. Quando era rivolta ai corpi malati, proclamava la guarigione. Quando era rivolta ai corpi posseduti dello spirito del male, procurava la liberazione. Vangelo di Luca. Gesù aprì loro la mente intendendo le scritture e disse: così sta scritto, il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, e voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Allora, questo si chiama, il Vangelo di Giovanni, questa si chiama una missione: andate e predicate il Vangelo a ogni creatura. Vi faccio una domanda: a quei tempi esistevano le religioni nel mondo? Quando gli apostoli andavano a evangelizzare, in Palestina è chiaro, c'era l'ebraismo dell'Antico Testamento, ma quando andavano a evangelizzare in Grecia, andavano a evangelizzare in Italia o in altre parti del mondo, c'erano le religioni? Sì o no? Credevano le persone già in altri dei, sì o no? Allora gli apostoli hanno fatto questo discorso: beh, allora questi già credono, tutte le religioni sono buone, tutte le religioni vogliono la pace, chiamiamo le religioni a pregare insieme per la pace, troviamo questo punto d'incontro, facciamo una fratellanza universale e combattiamo gli estremismi, preghiamo per la pace. Hanno fatto questo gli apostoli? Se avessero fatto questo, avrebbero tradito il mandato del Signore: andate e fate discepoli tutte le genti, anche se credono in altre religioni. Gli dei dei Romani erano il dio della guerra, Marte, era Giove il grande capo, era Venere la dea dell'amore, era Bacco il dio di che cosa? Del divertimento, del vizio, del bere, del godersi la vita. Questi erano dei veri? Poteva Gesù Cristo accettare che i Romani credessero in questi dei? Sì o no? Allora aveva bisogno di qualcuno che dicesse qual è la verità, l'annuncio del Vangelo. E gli apostoli sono andati, mandati di Gesù Cristo, per dire ai Romani la verità per loro. Chi è Dio veramente? Liberandoli da un culto idolatrico falso. Ma come può dire oggi? Oggi significa che i cristiani devono evangelizzare le altre religioni, gli altri popoli credono in altre religioni. Non si può fare un discorso di volemose bene. Stiamo insieme così, tutti
tu non interferisci nelle mie cose, non interferisco nelle tue, ci vogliamo bene, io credo che tu vai bene così come sei, tu credi che vado bene così come sono, e stiamo in pace. Questo discorso di convivenza delle religioni è possibile? No, perché ogni religione pensa che c'ha ragione la religione stessa. Nessuno pensa che si possa stare nel mondo con più religioni, per un semplice motivo. Per quale motivo? Perché Dio è uno solo. Non ci possono essere 10 culti contrastanti l'uno con l'altro e il Dio è uno solo. O è così o è cos'ha. O un Dio di sangue o un Dio di amore. O è padre o è un padrone. Non possono convivere diverse interpretazioni di Dio insieme. Oggi viviamo in assurdi su queste cose. Gesù ha mandato gli apostoli ad annunciare il Vangelo a ogni creatura, perché tutti potessero scoprire chi è Dio, Dio vero, è colui che nel mondo è stato mandato da lui, Cristo Gesù. Quindi oggi a noi tocca rievangelizzare chi? Gli italiani che sono usciti fuori dalla Chiesa, battezzati, non più credenti, tutta sta massa di persone che sono venute qui per cercare fortuna e poi si sono trovati col disastro della povertà, aggravata dal tanto numero di persone che sono venute, e il resto del mondo. Oggi la Chiesa fa uno sforzo immenso, per esempio, per evangelizzare l'India. Quanti abitanti fa l'India? Oltre 1 miliardo di abitanti, l'India. Quanti sono in tutto gli abitanti del mondo? Oltre 6 miliardi di persone. Significa che 1 su 6, un abitante del mondo, su 6 abitanti del mondo, è indiano. La Cina quanti abitanti fa? Oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone. Significa che 1 su 5, allora 1 su 6 era già indiano, un altro è cinese, quegli altri 4 di tutte le altre etnie del mondo. Italiani, 1 su 1000, siamo 4 gatti del mondo. Allora, questi due popoli immensi hanno una percentuale di cristiani bassissima. L'India, poi l'India è un popolo di prima evangelizzazione. La Chiesa in India è la Chiesa apostolica, perché è stata evangelizzata da San Tommaso. San Tommaso, esiste, alcune città dell'India sono con una forte presenza cristiana, il Kerala per esempio, perché sono chiese di prima evangelizzazione. L'apostolo Tommaso è andato lì a evangelizzare, è nata la Chiesa cristiana cattolica. La Cina invece niente, non ha questo, e c'è una dittatura atea e la Chiesa è tuttora combattuta. E questi popoli vanno evangelizzati. Il mandato del Signore non è stato completato per questi popoli. Che cosa sarà necessario perché l'India diventi cristiana, perché la Cina diventi cristiana? Quanti martiri dovranno esserci? Perché pensate ai studenti di Tiananmen, per aver soltanto avuto una posizione contraria al regime, tutti incarcerati, tutti i capi, fucinati, non sprecano manco le pallottole per ammazzare i nemici. Mettono in ginocchio con le mani legate, un colpo alla tempia e via. Un colpo solo, risparmiano pure le pallottole e ammazzano così i nemici. Eppure quel popolo deve essere evangelizzato. Quanto costerà sangue? Ma questa evangelizzazione deve avvenire. È volere del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi sulla croce. E qualcun altro la deve dare per il prossimo. Allora vedete, a Dio è piaciuto che cosa? Di salvare il mondo attraverso la soltezza della predicazione. Il Vangelo va annunciato ovunque, oggi con una forza maggiore di quella della prima generazione dei cristiani, e riportare l'umanità a Dio. Io questa sera vi voglio leggere un esempio di kerygma, di annuncio del Vangelo, perché ciascuno ne possa prendere un pezzo per sé, per poterlo poi comunicare agli altri. Pietro, il giorno di Pentecoste, ricevuto lo Spirito Santo con gli altri, dopo aver passato una notte piena di Spirito Santo a pregare, a cantare in lingue, a sperimentare questa realtà meravigliosa che era avuta in lui, che lo aveva cambiato profondamente, che aveva tolto la paura di morire, che cosa fece?
Alle 9 del mattino insieme agli altri uscirono fuori del cenacolo, finalmente liberi dalla paura di morire. E disse questo: Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò voce alta così: uomini di Giudea e voi tutti vi trovate a Gerusalemme, vi sembra noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino, perché pregavano in lingue, nessuno ne capiva. O meglio, capivano addirittura, pur essendo stranieri, il miracolo della glossolalia. Adesso non approfondiamo queste cose, le approfondiremo quando parleremo di questo. Non sono ubriachi di vino, sono ubriachi di spirito. E accade quello che predisse il profeta Gioele. Negli ultimi giorni, da quando Cristo è risorto sono cominciati gli ultimi giorni, io effonderò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra, la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E stasera qualcuno invocherà il nome del Signore, sarà salvato. E dice Pietro: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo, accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli e prodigi e segni, che Dio stesso operò tra di voi per opera sua, dopo che secondo il disegno prestabilito di Dio fu consegnato a voi, voi, per riconoscenza, tra parentesi, l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Quello che hanno fatto gli ebrei 2000 anni fa, lo fa il mondo oggi. È vero o no questo? Oggi Gesù viene ucciso per mano di empi. È vero o no questo? Oggi i nostri peccati uccidono Gesù Cristo. Oggi Gesù viene cacciato fuori da tutte le parti, da tutti i cuori, da tutte le istituzioni. Quando è stato eletto Macron presidente, non so se avete visto i filmati che riguardano lui, la Francia è esultato, finalmente un presidente europeista che ha sconfitto i populismi. Vedere Macron, che ha fatto la visita su una scuola elementare in Francia, e parlava ai bambini, e diceva: ma ragazzi, voi tutti avete la famiglia, ma non dovete pensare che la famiglia è sempre quella, la famiglia può cambiare. Oggi avete un papà, domani ne viene un altro. Oggi avete una mamma, domani ne viene un'altra. Oggi, poi insieme a papà ci può stare un altro papà. O muovere mamma, ci sta un'altra mamma. E così. Parlare di queste cose ai bambini, quelli stavano così a dire: che te cavolo dite? Siete l'espressione dei bambini che era una cosa che non andava bene. E lui dice: ma voi sembrerebbe che è un discorso non è giusto, ma quando poi crescerete capirete che è giusto così. Perché lui la pensa in questo modo? Perché la famiglia non esiste per lui. E lui è sposato una donna che era sposata con tre figli, la quale per mettersi con lui di 24 anni di meno ha lasciato il marito e ha lasciato pure tre figli. Ma quando mai una donna lascia i figli per mettersi con un altro uomo? Ma questa è una che livello di perversione stiamo raggiungendo in questo modo? E questo è il presidente della Francia, votato da tutti. Questa è la cosa assurda. Allora, Gesù Cristo viene oggi ucciso, rifiutato. Lui, la sua persona, il suo messaggio, non si vuole sentire parlare di Gesù Cristo. Quando Rocco Buttiglione, che era europarlamentare, propose in un tentativo di Costituzione Europea, che tuttora non esiste, di mettere un'espressioncina che l'Europa ha radici cristiane, radici, cose lontane, oggi non è. Manco quella hanno voluto mettere. Cristo non ci deve figurare in nessuna parte. Allora di chi è l'Europa? Della massoneria. La massoneria vuole l'Europa. Allora, Cristo viene cacciato via da tutte le parti. Voi di 2000 anni fa di Pietro, significa noi oggi. Voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Questa è la verità. Quando Pietro dice così, chiama la gente assassini, deicidi. Non sta dicendo un insulto,
tu sei un farabutto, un parolacce. No, sta dicendo la verità. Avete ucciso Gesù Cristo. Abbiamo ucciso Gesù Cristo. Questa è la verità. Non è un insulto, è la verità. Assassini di Cristo, il mondo di, il peccato del mondo di oggi è quello di uccidere Gesù Cristo. Spiritualmente nei peccati. Che cosa ha fatto invece Dio? Dio lo ha risuscitato. Voi l'avete ucciso dichiarando che non serviva, che è uno scarto, che è un piccio per tutti, che è una cosa così schifosa che non merita l'esistenza in questo mondo. Dio l'ha risuscitato. Che lui è il migliore. È lui la cosa giusta. È lui il punto di riferimento per tutta l'umanità. È lui colui attraverso il quale tutti si devono misurare e confrontare. Dio si è citato scendendolo dalla croce della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Dice Davide infatti a suo riguardo, nella profezia del Salmo 16, contemplavo sempre il Signore davanti a me, perché egli sta alla mia destra e che io non vacilli. Questo è il Messia che parla di Dio. Questo qui, questo giusto, questo che dice? Qual è la fede di quest'uomo? Il mio cuore si rallegrò e risultò la mia lingua, e la mia carne riposerà nella speranza. Perché? Perché tu, oh Dio, non abbandonerai la mia vita negli inferi e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, ma al contrario mi hai fatto conoscere la via della vita, l'esurrezione dei morti, e mi colmerai di gioia con la tua presenza. Questa profezia dell'esurrezione dei morti di Cristo Gesù. Salmo 16, avuto da Davide mille anni prima che Gesù Cristo venisse nel mondo, per ispirazione dello Spirito Santo. E dice, interpretando questo Salmo, San Pietro, fratelli, mi sollecito a dirvi francamente, riguardo a Davide, che egli morì e fu sepolto. Maometto morì e fu sepolto. Tutti, Buddha morì e fu sepolto. E la sua tomba è ancora oggi tra di noi. Ma siccome era profeta, e sapeva che Dio aveva giurato a lui, Davide, di far sedere sul suo trono un suo discendente per sempre, re di Israele, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato dagli inferi, nel regno dei morti, né la sua carne vide la corruzione. Kerigma, questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Noi, per l'intenzione di Dio, ogni annunciatore del Vangelo, testimone di Cristo risorto, perché qui dentro è risorto Cristo, nella nostra vita, e lo annunciamo a chi dentro è distrutto e morto, che Gesù Cristo è risorto dai morti. Dio lo ha risuscitato e noi tutti siamo testimoni. Che ha fatto Dio? Innalzatelo pertanto alla sua destra e dopo avergli dato lo Spirito Santo che gli aveva promesso, Gesù l'ha diffuso, come voi stessi potete vedere ed udire. Dove infatti non salì al cielo, tuttavia dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Che cosa deve capire il mondo di oggi? Che sta facendo un errore tremendo, sta crocifiggendo Gesù Cristo ancora. Questo è il peccato. Dio è per Gesù Cristo, non è per ucciderlo. Gesù, lui, Gesù di Nazareth, la sua persona. Dio ha costituito questo Gesù, Signore del mondo, dell'universo, il principio della vita nuova, e chiama ogni persona a riconoscere Gesù, a accettare Gesù nella propria vita. Perché vogliamo continuare a vivere per i soldi, per il potere, per il nostro io, che siamo bravi a applaudire, o per Cristo, vivere per Gesù. Questa è la vita.
resurrezione dei morti, il risuscitare della morte, il peccato, quello che ti uccide, quello che ti porta negli inferi, è uccidere Gesù Cristo. Uccidere Gesù Cristo è la morte della persona. Uccidere Gesù Cristo è la morte della società. Uccidere Gesù Cristo è la morte dell'Italia. È la morte del mondo. Più camminiamo su questa strada, più peggiora il mondo. E più la Chiesa si allontana da Cristo, più peggiora la Chiesa, tradisce il suo mandato, peggio di quello che fa lo Stato civile. All'udire tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che dobbiamo fare, fratelli? Penso che loro ci avevano le lacrime sugli occhi, che hanno capito di aver sbagliato. Ma non so se mi rendete conto, hanno sbagliato uccidendo Gesù Cristo. Quando un politico fa una legge sbagliata, fa un sacco di macelli. Quelli che sono convinti che il genere è buono per i giovani non si rendono conto della bomba atomica che stanno accendendo e distruggendo la moralità dei giovani. Fanno un disastro. Quando Hitler ha fatto le leggi razziste in Germania e Mussolini in Italia, hanno fatto un disastro, hanno fatto morire milioni di innocenti ebrei. E loro erano convinti che era una cosa giusta, perché devono pulire da questa gentaccia la razza ariana, il popolo italiano. Hanno fatto un disastro. Chi sbaglia fa un disastro. E speriamo che venga il giorno in cui uno sa... Chi ha fatto la legge sull'aborto è responsabile davanti a Dio. Chi ha votato sì al referendum per l'aborto, per farlo venire in Italia e in altre parti del mondo, ha sulla coscienza milioni di bambini uccisi. Ma qua ci si offende quando uno dice che se un profugo accolto e quindi trattato splendidamente fa uno stupro su una ragazza italiana, questa è una cosa grave, peggio che se lo facesse un italiano, perché quello, a rispetto di voi, ci è stato trattato con tanto amore e quella la riconoscenza è quella, è peggio. Ma questo non si può dire, perché questo lo dice Salvini. Quindi dice, e poi invece quando succede un bambino è normale, perché la vuole la donna, va bene, è un diritto. E deve essere garantito questo diritto. Guai all'ospedale che non c'ha il medico abortista. Facciamo concorso solo per quelli che accettano l'aborto, perché così quel servizio è garantito al popolo italiano. Questo è assurdo dell'assurdo. Chi fa questi errori è responsabile di tutti i macelli, i guai, le sofferenze, le lacrime che nascono da queste scelte sbagliate. Abbiamo ucciso Gesù Cristo, hai ragione Pietro, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore. Chi ha ucciso Gesù Cristo? Pensate di far bene del popolo. Il sommo sacerdote ha detto che è meglio che muoia uno piuttosto che prisca un popolo intero. L'ha fatto in nome del bene del popolo. Era convinto di fare bene. Ha fatto un disastro. Ha messo in croce i figli di Dio. Disastro. Peccato tremendo. Ma capite queste cose qui? Dio poteva dire, ma se voi che io vi ho fatto fare una storia di salvezza di 1400 anni, 1800 anni di Abramo, quando vi mando in figlio lo uccidete, ma io vi cancello la faccia della terra, non siete degni di esistere in questo mondo, non dovete riconoscere il mio figlio. Questo poteva fare Dio, la giustizia divina. Che cosa ha fatto Dio? Ha deciso di usare misericordia invece. Che dobbiamo fare, fratelli? Ecco, la misericordia che cos'è? È quella cosa che quando la giustizia ti deve punire, la misericordia ti concede una seconda occasione. Questa è la misericordia. La seconda opportunità. Poi se uno butta via pure quella, non lo so, esiste ancora la misericordia? E di San Pietro, pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per cancellare, per la rimissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi la promessa è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti chiamerà il Signore Dio nostro.
e con molte altre parole li scongiurava, li esortava, e oggi lo faccio io per tutti quanti voi, salvatevi da questa generazione del 2017, questa generazione perversa. Allora coloro che colsero la sua parola furono battezzati, e in quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone, 3.000, con una predica Pietro ha salvato 3.000 persone. Peccatori, convertiti, salvato nel senso della conversione, che hanno capito l'errore, hanno riconosciuto l'errore e si sono convertiti, fatti battezzare. Quale predicatore oggi, manco pare canta la messa, quando predica converte 3.000 persone con una predica sola? E Pietro non era un uomo di cultura, non ha studiato teologia all'Agostinianum, al Seraficum, non so che cosa, alla Gregoriana. Ha studiato i pesci, ha sentito Gesù che parlava. Però possedeva la parola che convertiva le anime, la stoltezza della predicazione. Questo possedeva Pietro. Aveva quell'arma per convertire le persone. Il Vangelo. Per cui Pietro, andate e fate discepoli tutte le genti. Andate e annunciate il Vangelo a ogni creatura. Poteva più starsi zitto quando possedeva questo strumento così potente e così necessario per dare la verità alle persone, per salvare le persone. Per salvare un'anima si bisogna fare di tutto. La Madonna, quando ha fatto vedere ai tre pastorelli a Fatima l'inferno, ha detto, vedete dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? L'inferno esiste. E allora che vedere una persona che si rovina, è come una, la modella, quale italiano maschio non è stato dispiaciuto quando quella ragazza del Riminese che aveva fatto, è stata sfigurata dall'acido, ma come era così bella, poi un mostro, sciupato una bellezza, quel gesto. Vedere un'anima che precipita all'inferno, che cosa è questa cosa? La dannazione eterna. Che male è? Che disastro è? Non si può descrivere quanto è brutta questa cosa. Per cui la salvezza di un'anima, visto che è un dramma così grande, è per Dio l'obiettivo più grande per il quale Dio Padre investe qualsiasi cosa purché le anime si salvino. Tant'è vero che per salvare il mondo ha mandato ciò che di cui più caro lui non aveva, il figlio, perché noi uomini ci salvassimo dalla nazione eterna. Ha fatto questo Dio per noi. E oggi, per la conversione dei peccatori, Dio usa le persone che sono fedeli facendole soffrire, perché si salvino le anime. Le anime vittime chi sono? Sono quelle che soffrono perché gli altri si salvino. Perché è l'amore sofferto che salva le anime. Quindi noi vediamo, per esempio, Dio, cioè, il potenziale di guarigione. Guarda, quanto è vero quello che disse un predicatore, sentì una predica di questo genere, disse così un predicatore. Per fortuna Gesù Cristo, quando urlò, Lazzaro vieni fuori, si ricordò il nome dell'amico, perché se avesse detto morto vieni fuori, non usciva soltanto l'altro dal sepolcro, uscivano tutti morti dal sepolcro. Perché il potere di Gesù Cristo è così grande che faceva questo. Si è ricordato il nome di Lazzaro, ha detto Lazzaro fuori, è venuto fuori lui. Se diceva morto vieni fuori, uscivano fuori tutti. Per quanto è grande il potere del Signore. Convertire un'anima. Il Signore usa delle persone che sa che gli saranno fedeli. Lui ha potere di guarire tutti. Se ci fosse nel popolo di Dio
La fede per la quale tutti i malati di tumore si fidano ciecamente del Signore, tu Signore puoi guarirmi. Tutti guarirebbero. Tutti. Ma il Signore ha scelto di non fare così. Alcune persone, ci metto pure mia madre, Carmela Marconi, quando il vescovo gli disse, Chiaretti, dice, tuo figlio è sacerdote, vuoi offrire la tua vita perché tuo figlio sia un buon sacerdote? Era madre di tumore, tumore al fegato, una metastasi, il tumore al seno. Mia madre disse di sì, che significa che non ha più chiesto al Signore di essere guarita. Ha accettato quella morte col tumore perché il sacerdozio di suo figlio fosse il sacerdozio santo. Questa chiama siamo mio vittima. Prevedo questo. Se avesse detto io voglio guarire dal tumore, il vescovo pregava per la sua guarigione. Altre persone care hanno pregato per la sua guarigione. Una volta fatta quell'offerta, le altre persone che hanno pregato per la sua guarigione non sono state ascoltate da Dio. Perché Dio aveva in mano una cosa che serviva per salvare le anime. Oggi qual è il problema principale di noi sacerdoti? La santità. Non è vero che in Italia ci sono pochi sacerdoti, è vero che invece ci sono pochi sacerdoti santi. Diceva, oddio, come si chiama? Non mi ricordo. Santo Orione, che un solo sacerdote santo vale per 50 sacerdoti. Fa un lavoro per Cristo uguale a quei sacerdoti 50 non santi. E più pure. Padre Pio ha fatto come l'Italia messa insieme dal punto di vista sacerdotale. Allora questa è la cosa. Salvare le anime. Il Signore usa delle anime a lui fedeli perché nella sofferenza che è il campo del diavolo, restandogli fedeli lo sconfiggono e gli tirano su delle anime. Questi che stanno qui ci stanno perché hanno fatto tutti quanti questo. Questa signora, Nicoletta Latini, sposata a Clementoni, Clementoni quelli di giocattoli, di Recanati, questa malata di tumore al cervello, in metastasi diffusa in tutte le parti del corpo, persino sulle ossa, che il tumore alle ossa è il più doloroso che esista, è stata guarita dal Signore. Io mi sono sprecciato di preghiere, ho fatto l'accanimento terapeutico spirituale tra un tutore degli infermi, preghiere dei malati, una regione intera ha pregato per questa donna. Dio ha fatto così a queste preghiere. Perché lei era pronta per morire per il Signore, anche lei per la santità dei sacerdoti. Ammazzano quando costiamo al Signore, mi fanno continuare a preoccupare questa cosa. Ha fatto così. Ecco, allora, alcuni il Signore li utilizza per quella cosa, perché salvare le anime è la cosa più importante. La nazione eterna è tremenda. Allora il Signore vuole che si annunci il Vangelo. La salvezza dell'umanità non è vivere in pace. Gesù Cristo della pace del mondo non sa che farsene. Io sono venuto a portare non la pace ma la spada. D'ora innanzi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia, eccetera, eccetera. Conoscete questo Vangelo? Il cristianesimo è sempre vissuto in mezzo alle guerre, in mezzo al sangue versato. Non conta la pace, conta la conversione, che è più importante. Allora, un pescatore con una predica ha convertito 3.000 persone. Noi che faremo? Annunceremo il Vangelo al mondo di oggi, alle persone che oggi ne hanno bisogno. Ecco, adesso mi sento di aver detto malissimo una cosa importantissima. È che mo' è finito pure il tempo, non posso dire più niente. Signore, scusami di questa cosa qua. Ti chiedo veramente di cuore scusa. Io spero che qualcuno sia stato illuminato dallo Spirito Santo per capire che cosa bisogna dire al mondo di oggi, alle persone. Voi vi accorgete benissimo quando un prete che fa la predica fa una chiacchierologia.
dice cose, fa teologia, dice cose che non vi toccano manco l'estrema parte, cose che non riguardano niente con la vostra vita. O quando un sacerdote parla e dice delle cose che vi smuovono tutti di dentro, vi fanno, fanno una risonanza interiore che scuote e non vi dice più. Lo sentite questo? Oggi che cosa si dice alle persone? Quando al bambino battezzato, l'ultimo rito, si tocca le orecchie e la bocca, dicendo Effatà, perché quel bambino crescendo dovrà, numero uno, sentire, numero due, annunciare la parola di Dio agli altri. E non essere sordo, che non sente quello che Dio gli dice, come oggi la maggior parte del popolo di Dio è muto perché non sa dire niente di Dio agli altri. Guarito nell'udito della parola, per sentire e annunciare la parola di Dio. Questo è per tutti i battezzati, non per noi presi soltanto. Abbiamo da annunciare Cristo alle persone. Questo è il nostro compito.